Una giornata intensa per l'ANFAS tra una mostra organizzata e allestita in sala consigliare e poi oggi la campagna Telethon. Sì, una giornata molto intensa che mi fa veramente, mi rende orgoglioso, ecco, della nostra comunità d'autore e dell'attività che noi facciamo. Siamo partiti stamattina alle 10 in sala consigliare, dove abbiamo inaugurato una mostra su un argomento. Oggi sono le giornate della Shoah, che è il 27 per la precisione, ma è un po' questo periodo qui, dove abbiamo inaugurato una mostra di 31 pannelli ideata da ANFAS Emilia Romagna e sponsorizzata da ANFAS Nazionale, che ricorda l'olocausto silenzioso, cioè quella parte che è poco conosciuta, molto poco conosciuta, di tutta la, che in quel periodo lì, periodo dei campi di concentramento, periodo dell'eliminazione selettiva, aveva riguardato circa 300.000 persone con disabilità o fragili. L'argomento è sicuramente delicato, ma un argomento che va comunque storicamente ricordato, specie in questo periodo, ma storicamente anche rivissuto, perché comunque, ecco, l'eliminazione, anche a scopi scientifici addirittura, l'eliminazione non compiuta nei campi di concentramento dalle SS, ma anche in cliniche, in ospedali, delle persone che non avevano, che avevano delle disabilità, che avevano delle fragilità, che non erano utili per la società, questo qua veramente, ecco, ci fa riflettere tutti noi cittadini, persone, ma fa riflettere noi come ANFA, dove invece noi proprio, e la partecipazione anche delle persone con disabilità all'inaugurazione stamattina dice che invece stiamo valorizzando, e per fortuna ci stiamo riuscendo, valorizzando le persone con disabilità come persone e pertanto al pari di noi. Tanto una mostra estremamente interessante, ecco, che è aperta sino al 2 febbraio e sarà poi sponsorizzata e ricordata anche dalla stampa locale, e che invitiamo tutti a visitare, specialmente le scuole, specialmente i giovani, specialmente, ecco, le associazioni giovanili, che veramente possono prendere degli spunti. Ne abbiamo avuto l'esempio anche stamattina, perché hanno partecipato a questa inaugurazione tre o quattro scolaresche e che hanno veramente toccato l'argomento con una dolcezza che è tipica dei ragazzini, ecco, e dei ragazzi, ma con molto molto sentimento, e così sono veramente momenti di crescita. Poi abbiamo, e questa è stata la prima parte della giornata. Adesso invece ci troviamo in ANFAS, nella comunità Latore, di cui io sono vicepresidente e mi onoro di esserlo, per fare un'altra iniziativa, per sviluppare un'altra iniziativa, che è quella della consegna da parte della cittadinanza, era presente, è presente anche alla nostra manifestazione il sindaco Rostagno, della raccolta per Telethon, che è stata effettuata nel mese di dicembre sotto le feste natalizie. In quelle tre giornate di raccolta pubblica, no, sono stati raccolti proprio soldi per la ricerca scientifica, specializzata e nelle disabilità, mirata alle disabilità, e questo è sicuramente sono stati raccolti tra l'altro 2.593 euro, perciò una cifra coi tempi d'oggi consistente, ecco, che si vanno ad aggiungere come goccia nel discorso di Telethon e nella ricerca scientifica. Però ha anche un altro significato come cittadinanza, che qui trova Rivarolo veramente encomiabile e straordinario, che hanno partecipato e ci hanno aiutato, noi siamo stati capofila di questa raccolta, ma hanno aiutato noi tutte le tantissime associazioni di Rivarolo. Siamo partiti qualche anno fa con uno o due associazioni, quest'anno era una decina, e pertanto questo la dice lunga sul lavoro di rete che è stato fatto con l'aiuto di Telethon, sul lavoro di rete che è stato fatto tra le varie associazioni, con i risultati non solo economici, che essendo di più quest'anno siamo riusciti, ma anche di
partecipazione, di partecipazione alle nostre persone con disabilità, con persone delle associazioni e tutti insieme in mezzo a Rivarolo, in mezzo alla città di Rivarolo. Pertanto oggi una doppia soddisfazione, due momenti veramente importanti, ecco, diversi ma uniti da un filo conduttore, la valorizzazione delle persone con disabilità, la loro autodeterminazione e che non succedano più le cose che sono successe 80 anni fa, ma che proprio l'autodeterminazione faccia vedere a tutti che sono persone come noi.